È il giorno delle partenze e degli arrivi all'iniziativa estiva di orientamento del Sant'Anna. I primi 100 ragazzi lasciano Volterra e passano il testimone al nuovo gruppo. Non prima però di un'ultima occasione di confronto e di conoscenza di questa realtà universitaria. I ragazzi tornano qui a Pisa, la sede centrale, poche ore dopo che l'Agenzia Nazionale di Valutazione ha messo al primo posto tra le piccole università per quanto riguarda la ricerca proprio il Sant'Anna. Il rettore Pier Domenico Perata. Come ci si sente ad essere i primi? Ci sente bene, naturalmente. Sapevamo che la valutazione della nostra attività di ricerca avrebbe avuto un risultato positivo perché eravamo consapevoli dei prodotti che abbiamo mandato in valutazione, ma non avremmo immaginato di avere una posizione così forte su così tante aree disciplinari. La scuola è uscita molto bene su praticamente tutte le sue aree disciplinari. In questi anni la scuola ha molto investito in reclutamento, quindi selezionare i migliori docenti per portarli alla scuola e condizioni di ricerca ottimali. Il risultato è una produzione scientifica di buon livello e i risultati sono stati quelli che abbiamo visto. Semplifico troppo se dico Sant'Anna uguale soprattutto ricerca e ricerca di qualità, lo dice anche la Commissione. Certamente tanta ricerca, avere una buona ricerca, una ricerca di eccellenza, una ricerca valutata appunto ai primi posti in Italia vuol dire poter fare buona formazione. Siamo una università, quindi dobbiamo abbinare alla capacità di fare ricerca, la capacità di trasferire conoscenze ai giovani e quindi fare insegnamento di elevata qualità. Una bella soddisfazione, un nuovo motivo di orgoglio dunque, a cui un po' tutti provano a dare spiegazioni. Ecco un allievo e una ricercatrice. Secondo me, per la grande attività di ricerca che c'è all'interno di questo Ateneo e per il fatto che la ricerca è fruibile anche agli allievi ordinari. Questo. È una caratteristica. È una caratteristica della scuola, sicuramente. Qual è il segreto per essere primi? Tanta voglia di fare cose nuove, anche se i soldi sono pochi, perché in Italia sono pochi, però tanta voglia di innovare e di guardare al futuro. Ed ecco Luigi Marengo, preside della classe di scienze sociali. Le classifiche sono significative, diciamo forse una lettura buona può essere quella, vediamo il gruppo delle università migliori, e questo ci possiamo inorgoglire per quello, andiamo a vedere invece le code, anche lì forse a livello di paese la più grossa preoccupazione è cosa succede nelle università che stanno in fondo alla classifica e come gestire questa cosa. Il professor Marco Frey è un economista, insegna a fare ricerca all'Istituto di Management del Sant'Anna, di cui è anche direttore. Come si spiega, secondo lei, questo primato in Italia tra le piccole università per quanto riguarda la ricerca? Cosa lo spiega? La scuola Sant'Anna ha da sempre questa fortissima connessione col mondo delle imprese dal punto di vista della capacità di trasferimento tecnologico, quindi uno degli indicatori con cui noi usciamo molto molto bene è quello inerente alla capacità di generare spin-off, di brevettare, che ovviamente in funzione delle dimensioni che la scuola Sant'Anna ha generano questi indicatori particolarmente efficaci. Siamo stati valutati anche molto molto bene dal punto di vista della produzione più prettamente scientifica, quindi degli articoli in quasi tutte le aree disciplinari della scuola. È chiaro che la notizia riportata ieri dai telegiornali e oggi dai giornali incuriosisce molto anche i giovanissimi ospiti che arrivano da tutta Italia e che prima magari conoscevano poco la scuola. Sono rimasti molto soddisfatti da questi 3 giorni di orientamento passati con gli allievi, ricercatori, docenti. Cosa ti resta di questa esperienza? Ma sicuramente mi resta la sfida che Sant'Anna ha rivolto a tutti gli alunni che si sono recati qua per l'orientamento, quindi la sfida di poter entrare in un'università così prestigiosa, e mi rimane anche l'ambiente, che l'atmosfera che si può respirare qua sia tra gli alunni che non... diciamo che non corrispondono molto agli stereotipi che si hanno nei confronti di chi frequenta queste scuole e anche verso tutti i professori, i vari specialisti degli istituti. Insomma, io sono arrivata qua non conoscendo molto bene quello che sarebbe stata l'esperienza a Volterra, non sapendo molto bene cosa sarebbe stato Sant'Anna, e di questa esperienza mi restano alcuni dubbi, perché ovviamente sono ancora nel percorso di scelta, ma anche nuove certezze. Ad esempio ho conosciuto una ragazza che fa l'Istituto di Scienze Politiche, che mi ha aperto un nuovo mondo, diciamo, e io ero una che volevo andare a fare medicina, insomma. Io all'inizio non neanche ci volevo venire perché pensavo
non so cosa voglio fare e cosa ci sto venendo a fare. Però arrivato qua, incontrandomi con gli altri allievi, dall'esperienza che hanno fatto, mi ha dato molto. Quindi diciamo che ora ho un'idea di quello che voglio fare. Torno a Pesaro a casa con un bagaglio di emozioni e poi è stata un'esperienza forte, innanzitutto, perché non conosci nessuno, arrivi qui, l'unica marchigiana, penso. E comunque, vabbè, bisogna coglierle. Prima del saluto a Pisa c'era stata martedì sera anche una festa alla SIAF di Volterra, un po' di musica, il ballo, una chiacchierata con i coetanei che arrivavano da tutta Italia e la promessa di risentirsi presto, magari attraverso la rete. A proposito di ricerca, per loro c'è stata un'altra grande opportunità, quella di entrare in contatto con alcuni degli ambienti di ricerca della scuola, così avanti, così moderni, anche secondo la classifica dell'Agenzia Nazionale. Maria Gagliardi, docente e ricercatrice dell'Istituto Dirpolis, che raggruppa, diciamo, tre aree di ricerca, tre laboratori, vogliamo dire quali sono? Sì, i laboratori dell'Istituto Dirpolis sono il CDG, il VIS e il Leader Lab. Di cosa si occupano? Si occupano il CDG di scienza politica e diritto internazionale, il VIS e il Leader sono laboratori più strettamente giuridici, sempre caratterizzati dall'interdisciplinarità, ma con attenzione alle politiche della sanità e del welfare l'uno e in generale le problematiche del diritto privato comparato. Il secondo. Neni Roncucci fa ricerca in uno dei laboratori dell'Istituto molto ampio di Scienze della Vita. Vogliamo ricordare quali sono i laboratori in questo ambito? Certo, l'Istituto di Scienze della Vita si divide in due grandi macro aree, il settore di medicina con il laboratorio di scienze mediche e dalla parte invece più del settore di agraria è rappresentato dal Plant Lab, dai Biolabs e dal Land Lab che io rappresento. Possiamo dire che tra i vari laboratori di queste aree diverse c'è un contatto, c'è una contaminazione? Certo, c'è una collaborazione stretta direi e sostanzialmente appunto ci sono dei fruttuosi scambi e alcuni progetti sono in condivisione tra i vari laboratori. L'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna, cos'è? Lo spiega a questi diciottenni Carmen Cavallotti che fa ricerca lì. L'Istituto di Biorobotica è diciamo, una ginnastica per diventare innovatori. È un istituto che si trova a Pontedera, a Livorno e a Peccioli e facciamo tante cose, da robot umanoidi a robot per la chirurgia, robot soft che si ispirano al polpo. Qui c'è un concentrato dell'Istituto di Management, il nome dice già tutto, Francesca Lazzari lo presenta a questi ragazzi. Vogliamo dire quali sono gli ambiti di ricerca? Noi abbiamo tre ambiti di ricerca, il primo è innovazione, quindi management dell'innovazione, management della sanità e management dell'ambiente e della sostenibilità. Si fa ricerca e come? Anche nelle scienze sociali? Sì, si fa ricerca ed è sia una ricerca qualitativa in quanto siamo in continuo contatto con le aziende, sia una ricerca altamente quantitativa, quindi insomma è ricerca continua.